scomparsa nel 2019 di una serie 2 Gran Coupé sembrava eclissarsi la sua esistenza. D'altronde BMW non poteva lasciare scoperto un segmento così amato dalle famiglie che ancora non vogliono convertirsi al mondo delle ruote alte. Così nasce la seconda generazione della monovolume della casa di Monaco, ora con nuove motorizzazioni elettrificate. Parliamo della nuova serie 2 Active Tourer. Ve la racconto in questo nuovo video, ma prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri nuovi contenuti. Si fa più massiccio, con spalle più larghe e un doppio rene più ampio. Qui si celano il radar per i sistemi di assistenza alla guida e la telecamera anteriore. Molto bello tra l'altro il look total black. Sopra spicca il logo posizionato su una superficie concava. La linea è filante con nervature taglienti, una finestratura più sottile, maniglie a filo carrozzeria e uno spoiler posteriore più pronunciato. Cerchi da 18 pollici nel nostro esemplare, un optional perché di serie nell'allestimento sportivo M ci sarebbero quelli da 17. Sopra il passaruota ecco che spicca il badge M. Per quanto riguarda l'illuminazione, i fari sono full LED di serie, ma con il pacchetto Premium Package sono anche adattivi, con un disegno più accattivante. Anche i gruppi ottici posteriori a estensione orizzontale sono a LED oscurati. Sparisce la configurazione a 7 posti, ma non diminuisce lo spazio, visto che le dimensioni rispetto alla prima generazione crescono. Lunghezza, larghezza e altezza hanno rispettivamente 3, 2,5 e 2 cm in più, per un totale di 439 cm di lunghezza, 182 di larghezza e 158 di altezza. Il passo invece non cambia e continua a misurare 267 cm. Ciononostante l'abitabilità posteriore è in costante miglioramento, con divanetti con schienali dall'inclinazione regolabile e con scorrimento fino a 13 cm. Questo però potrebbe sacrificare fino a 90 litri di bagagliaio, che per le varianti termiche ha una capacità da 470 a 1455 litri, raggiunti abbattendo gli schienali dei sedili posteriori con configurazione 40-20-40. Per noi invece si parte da 415 litri fino a 1405 e per la plug-in hybrid andiamo da 406 a 1370. Qui l'apertura è elettroattuata e il piano ampio e a livello, un bel vantaggio. Comodi gli accessori come le reti o la presa a 12 volt. Salendo a bordo ci imbattiamo in una plancia super tecnologica. In un unico pannello in nero lucido troviamo strumentazione e schermo centrale, 10,25 e 10,7 pollici, immancabile LED Up Display. Qui regna il minimalismo, non a caso spariscono il consueto rotore e anche il pomello per le marce, che è stato sostituito da un selettore a impulsi, affiancato dai comandi per le modalità di guida e il rotore per il volume del sistema multimediale. Tutti locati su un tunnel sospeso, sotto al quale troviamo dei comodi vani portaoggetti. Spariscono anche i comandi per il climatizzatore. Il tutto, compreso il riscaldamento dei sedili e del volante, si trasferisce nel display dell'infotainment, con software BMW Operating System 8, un po' più complesso. Da qui possiamo controllare praticamente tutte le funzioni di serie 2, presenti in navigatore con realtà aumentata, radio, sistemi di connettività, la gestione dei sistemi di assistenza alla guida e delle telecamere, compresa quella in abitacolo o il sistema di monitoraggio sinistri, che avvia la registrazione in caso di tentativi di furto o urti a macchina in moto o parcheggiata. Tramite il display possiamo anche selezionare i diversi profili guidatore, ciascuno con i suoi settaggi e con la sua posizione di guida, il tutto in abbinamento all'app MyBMW, che ci consente il controllo da remoto della vettura.
Scendendo sotto al display, ecco le bocchette dell'aria, il vano per la ricarica wireless degli smartphone in posizione verticale, due portabicchieri, prese USB-C e una 12V. Per il resto la qualità degli interni è invidiabile. La parte alta della plancia è rifoderata in pelle con cuciture blu a contrasto. Stessa cosa per parte dei pannelli porta e il bracciolo centrale. I sedili sono sportivi, contenitivi, in materiale tecnico e pelle. Per quanto riguarda le sedute anteriori, le regolazioni sono elettriche, con ben due memorie per il guidatore. Oltre che dall'ampia finestratura, poi, la luminosità in abitacolo è garantita nel nostro esemplare dall'ampio tetto in vetro apribile. Come anticipato, lo spazio nelle sedute posteriori abbonda, sia per le gambe, ma soprattutto per la testa. Qui ci stanno comodi tre passeggeri, visto che il tunnel centrale è poco pronunciato. Presenti le reti sul retro dei sedili anteriori, bocchette dell'aria, due prese USB, vani, porta oggetti sui pannelli porta e un bracciolo con porta bevande. Ed eccoci alla guida della nostra nuova BMW Serie 2 Active Tourer. L'esemplare in prova è la 220i, che sotto al cofano monta un propulsore 1500 3 cilindri in grado di erogare 156 cavalli di potenza e 240 Nm a partire dai 1500 giri. L'abbinamento è a un cambio Steptronic a 7 rapporti, non più proposto con la consueta manopola, bensì con un selettore a impulsi. Una trasmissione fluida e dalle cambiate impercettibili. Se devo trovare il pelo nell'uovo, direi che è stato talvolta un tantino incerto in fase di partenza, ma per questo basta selezionare la modalità Sport. A tal proposito, qua ne abbiamo tre: Sport, Personal ed Efficient. Non scordiamo che la nostra versione, così come la 223i, è mild hybrid. Dunque, grazie a un sistema 48V, abbiamo ben 19 cavalli e 55 Nm in più, per un totale nel nostro esemplare di 170 cavalli di potenza e 280 Nm di coppia. Davvero buone le prestazioni, abbiamo un'accelerazione da 0 a 100 coperta in 8,1 secondi e una velocità massima di 221 km all'ora. Come anticipato, la visibilità è ottima, così come la posizione di guida, abbiamo il pieno controllo della strada. Buono lo sterzo con una bella impugnatura massiccia, così come l'assorbimento delle asperità del terreno. Degna di nota la silenziosità in abitacolo, che invece fa percepire un po' di sound quando azioniamo la modalità sport. I consumi dichiarati dalla casa si aggirano sui 6 litri per 100 km. Quelli rilevati da noi sono un tantino più alti, ma pur sempre contenuti. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza o assistenza alla guida, qui abbiamo un livello 2 di guida autonoma, con tanto di cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia. Completano la dotazione la frenata automatica e l'assistente al parcheggio e alla retromarcia di serie, oltre al centramento di corsia. Immancabile anche il sistema di telecamere con vista a 360 gradi. Insomma, quanta qualità questa Serie 2 Active Tourer, tra tecnologia e comfort e piacere di guida. Una guida che si è rivelata dinamica, benché l'aspetto non lo dia a vedere. Il tutto però è stato enfatizzato dal nostro allestimento sportivo M. Come sempre concludiamo con il capitolo prezzi. Nuova BMW Serie 2 Active Tourer parte da 34.600 euro. Se scegliamo la nostra motorizzazione 220i saliamo di quasi 2.000 euro, fino a 36.500. Aggiungiamo il pacchetto sportivo M o il colore carrozzeria blu metallizzato e superiamo i 40.000. Per configurarla a vostro piacimento vi invito, come di consueto, ad andare sul nostro sito www.showcarnews.it, dove troverete anche l'articolo completo. Per qualsiasi curiosità potete sempre scriverci al nostro numero di WhatsApp o SMS e non scordate di seguirci anche sui profili social Facebook, Instagram o TikTok. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o anche un commento. Noi ci rivediamo alla prossima prova.